Ciao ragazzi, buongiorno e benvenuti in questo nuovo Scopriamo le creazioni in resina, ideato da Erika Kawaii. Ciao Erika, un saluto. Però a sto giro tutto rosa. Sì, ho voluto fare questa cosa particolare perché mi accorgo che quando decoro le cover o quant'altro uso spesso il rosa mi sparisce subito perché è il mio colore preferito. E niente, allora ho deciso di fare una colata tutta esclusivamente rosa. Tranne questo che ho fatto per una richiesta e ora lo vediamo insieme. È la sagoma di Topolino. Ti prego, esci senza romperti. Perfetto. Wow, che carino. Come vi dicevo, è una richiesta. E ci farò sopra Alice Bambolina, bellissima, mi è uscito veramente bello. Questa è la sagoma della boccuccia che, come vedete, è nello stampo e se lo tiravo troppo su poi non ci stavano le orecchie. Comunque bellissimo, mi piace tantissimo e niente, dovrò farci al più presto Alice. Ok, ora passiamo a tutte le cose rosa. Partiamo da varie sfumature. Hello Kitty, è bellissima. È un amore. Sì, sta luce, vabbè, ok. È un amore, tutta glitterata, bella, mi piace. Fiocchi, fiocchini, fiocchetti. Wow, no, vabbè. È meraviglioso. È bellissimo. No, questo me lo tengo per me, ragazzi. Me lo tengo per me perché mi piace infinitamente. No, io lo trovo stupendo. È bellissimo, è veramente bellissimo. Poi un altro fioccone rosa, più cangiante, più delicato, bello anche lui, mi piace. Però a questo non lo batte nessuno. Cioè, guarda i colori. No, è fantastico. Poi passiamo avanti. Cameo. Bello, delicato, sì, carino, sì, credo che ci farò una bambolina dark per contrasto. Secondo me ci verrà bene. Ok, passiamo avanti, una rosa, la mia rosa preferita, bellina, bella, piace. Poi una stella, wow, è la stessa. Lo stesso colore di questo, solo che questo è opaco, si vede, e questo è lucido. Ma è lo stesso. Bello. Piace anche opaco, mi piace. Poi abbiamo questo base cameo. Wow, bella. È lo stesso del rosa della rosa. Per cui gliela potrei mettere anche qui. No, vabbè, troppo grande. Comunque è bellissima, sta cornice mi piace tantissimo. Veramente tanto, sì, bella. Poi una palla gelato, rosa, ci sta. Ah, la base cupcake, guarda che carina. Poi ci faccio sopra la pannetta con poche decorazioni. Corona, bella, ci piace. Altro fioccone, come questo. Sì, ecco, però questo ragazzi non lo batte nessuno. Ma sono belli anche questi, per carità, sono belli anche questi. Che gli vogliamo dire? Però questo mi piace di più. No, vabbè, questo è il fiocco della vita. Va bene, passiamo avanti. Fiorellino, rosa, sbrilluccicosissimo, bello, mi piace. Poi, ah, altro fioccone, vediamo. Oh mio Dio! No, vabbè, dai, no, vabbè. No, ragazzi, non lo so nemmeno io cosa scegliere. No, questo è. Questo ha vinto. Ha vinto. No, ha vinto di brutto. Cioè, ma guardate che meraviglia questo fiocco. No, è fantastico.
Mi piace da morire. Veramente tantissimo. Poi, ah, altro fiocco. Mamma Tamara, ti sei proprio data la pazza gioia con questi fiocchi a sto giro, eh? Effettivamente sì, wow, anche questo. È bello, dai. Allora, diciamo che questo è uno dei miei fiocchi che meno preferiti, ecco. Mi piace di più questo tutto liscio, che neanche questo tutto già puntinato, ecco. Infatti lo uso poco, però col rosa ha il suo perché. Sì, dai. Da una parte è uscito più chiaro che dall'altra, non capisco come mai. Vabbè. Poi, no, vabbè, ma ragazzi, che ve lo dico a fa? No, fantastico. Ok, passiamo avanti. Altra pallina di gelato, rosa chiaro e rosa un po' più scuro. Perfetti, mi piacciono tutti e due. Aletta, carina, sì, però potevo metterci un paio di glitter in queste alette qua. Sono carine, per carità, però un po' di glitter ci stava bene, secondo me. Vabbè. Poi, spostiamo un po' la roba. Questo lecca lecca di Topolino, wow, mi piace tanto, piace. Abbiamo un altro lecca lecca. Praticamente sono gli stessi colori dei gelati. Wow, non sono fantastici. Poi colorerò sopra la glassina, questa qua sopra. Vediamo se faccio rosa su rosa oppure vediamo. Ok, poi abbiamo base cioccolatosa. Ah, no! È come questo, fantastico! Da mettere sulla stessa cover. Wow! Ok, abbiamo una mezza, una luna. No, vabbè, ma questo colore qua io non riuscirò mai più a rifarlo, è lo stesso. Ma è bellissimo, tutto quello che è uscito con questo colore è stupendo. Beh, qua, bello, mi piace un sacco. Cioè, guarda come sbrilluccica, guarda. Troppo bello. Poi abbiamo, vabbè, Milk. Cioccolatina, fettina di cioccolato, una stella per decorazione va sempre bene, un'ala. Oh, che bella anche questa! Peccato che non mi è ancora arrivato l'altra parte, perché due ali così sarebbero state fantastiche. Vabbè, prima o poi arriverà, sto cavolo di pacco. L'oreo rosa, bello, ci sta, mi piace. Mi piace molto. Proprio bello sto stampo, eh? Fatto bene. Questi li ho presi da Beautiful Molds. Belli, mi piacciono. Poi abbiamo i nostri fiocchetti. Questo, insomma. Abbiamo questo. Abbiamo questo qui, insomma. Abbiamo questo bello. Allora, questi due si salvano. Questi due no, non mi piacciono. Né questo e né questo. Ma questo forse ancora, ma questo non mi piace proprio. Vabbè. E poi questo fiocchettino qua. Poi, cioccolata. 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 E cioccolata. Diversi tipi di rosa. Però sono tutti bellissimi. Eccoci qua. Belli. Sì, poi rifilerò tutto, non vi preoccupate. E per ultimo, li ho tenuti per ultimo apposta, il bucaneve. Bellissimo. Rosa, bellissimo. L'altro bucaneve, eccoci qua. Sono bellissimi, mi piacciono un sacco. Il pan di stelle, no, vabbè, il pan di stelle, ma cos'è sto pan di stelle qua? Però dovevo farci le stelle nere, secondo me. Con le stelle nere sarebbe stato più bello.
Va bene ragazzi, io direi che la colata è andata bene, anche se è tutta rosa, ma non è bellissima, è tutta rosa, è fantastica. Magari la prossima volta faccio tutto turquoise, che dite? Va bene, Tamara, stai tranquilla. Ok, niente, io vi saluto col fioccone mega, che mi piace da morire. L'altro fioccone che mi piace da morire, e non saprei scegliere quale di... No, questo vince alla grande. E poi vi lascio con questo perché a me piace pure questo. E poi vi lascio pure col pan di stelle, che mi piace. Ciao ragazzi, alla prossima!